Alla nascita ci è stato donato un potere straordinario. A volte lo utilizziamo a nostro vantaggio, a volte lo utilizziamo contro di noi. Si chiama il potere dell'anticipazione. Ma nessuno ci ha mai spiegato come utilizzarlo. Benvenuti in Pelle di Coaching, io sono Mauro Pepe e in questo video parleremo del potere di anticipazione e come utilizzarlo a nostro vantaggio. Per farlo voglio raccontarti la storia del colonnello Nesmith. Il colonnello Nesmith era un militare negli Stati Uniti che amava giocare a golf, ma era un giocatore amatoriale e che giocava a 95 punti di media sul campo. Ora il golf come funziona? Esiste un punteggio che si chiama par di campo, che generalmente è 72. Giocare a 95 puoi capire che tanto, infatti nel golf meno fai e più sei bravo. Lui era un giocatore amatoriale e giochicchiava. A un certo punto scoppia la guerra e viene chiamato nel Vietnam. Purtroppo viene fatto prigioniero dai Viet Cong e viene inserito in una cella di isolamento, 1,5 metri x 1,5 metri, e per non impazzire inizia a giocare a golf. Inizia a giocare a golf nella sua testa. E immagina di stare proprio nel campo da golf, sentire gli odori della natura, il classico scenario, le piante, i bunker, il green, l'erba imbendagliata. E lui camminava, sentiva proprio la sensazione sotto i piedi di camminare, la sua bella sacca di bastoni a tracolla, e giocava ogni singolo colpo, partendo dal tee, che sarebbe il posto dove si parte nel golf, con suo bel driver, e mimava proprio il colpo e immaginava di giocare interi tornei, un colpo alla volta, e anche si godeva il passaggio tra un colpo e l'altro. Lo creava in maniera così realistica che non tutti i colpi andavano bene, a volte sbagliava, allora stava lì a cercare una soluzione, magari per uscire da un bunker oppure per fare un approccio al green, e poi lì quando stava sul green prendeva il suo bel putt e godeva nel momento in cui la pallina entrava in buca. E ha giocato così per 7 anni, fin quando non fu liberato, torna negli Stati Uniti e torna al suo vecchio hobby. E appena inizia a giocare a una media di 75 colpi, un miglioramento di 20 colpi, un miglioramento straordinario per un uomo che per 7 anni non ha toccato né un bastone né una pallina. Tutto questo perché? Perché ha sfruttato a suo vantaggio il potere di anticipazione. Ma andiamo a vedere nella pratica cos'è. Il potere di anticipazione è la nostra capacità di rappresentare qualcosa che deve accadere, qualcosa che dobbiamo fare. Rappresentare significa creare immagini, suoni e sensazioni di quello che potrebbe accadere. Lo utilizziamo quotidianamente, lo utilizziamo quasi in ogni cosa. Ad esempio, anche semplicemente per aprire una porta, istintivamente creiamo la rappresentazione di noi che apre la porta. Ma questo lo utilizziamo anche per cose molto più complicate, tipo come fare un esame, superare un colloquio di lavoro, vincere una gara per uno sportivo, oppure prima di un incontro d'amore, eccetera, eccetera. Questo potere di anticipazione è ogni volta che noi rappresentiamo quello che potrebbe accadere. È un potere straordinario che a volte utilizziamo a nostro vantaggio, ma molto spesso lo utilizziamo contro di noi. Che significa? Per uno studente, immagina che il giorno dopo devi fare un'interrogazione e immagina che va male. Inizia a pensare, e se mi chiede quella domanda che io non so bene, potrebbe andare male. Poi se mi blocco e se non riesco a fare questo, tutto questo gli va a creare ansia, preoccupazione. Va all'interrogazione e ovviamente non è tranquillo, non riesce ad attingere a tutte le sue risorse e non riesce a tirare il meglio di sé. Ovviamente quel potere di anticipazione lo può utilizzare anche in maniera positiva, immaginarsi di andare bene. Alla base ci deve essere la preparazione. Se non hai studiato, ovviamente non andrà bene, ma se hai studiato, utilizzare bene il potere di anticipazione ti può permettere di utilizzare al meglio le tue risorse e ti permette un risultato decisamente più alto. Questo vale in ogni ambito della nostra vita. Ora vediamo come fare per sfruttarlo bene. È importante che noi ci focalizziamo che quella situazione possa andare bene. Immaginiamocela reale, il più reale possibile. Non ci immaginiamo di qualcosa di irreale o qualcosa di mostruoso. Io mi presento sul campo da tennis agli internazionali di Roma e vinco contro Federer. È un po' irreale come situazione. Dobbiamo immaginare qualcosa di realistico, ma che ci permette di fare un salto di qualità, ci permette di vincere quella nostra sfida. Ovviamente, se poi voglio utilizzare questo potere di anticipazione a un livello davvero davvero alto, è fondamentale inserire delle visualizzazioni specifiche costruite da qualche professionista. Il potere di anticipazione spesso si utilizza nel mio lavoro attraverso le visualizzazioni. Esiste un modo che permette di farlo a un livello completamente più alto, attraverso una sequenza di passi molto precisa che ci permette di utilizzare il potere di anticipazione all'ennesima potenza.
In tanti anni che faccio il mental coach ho strutturato una strategia in quattro passi che può permettere a qualsiasi atleta di imparare qualsiasi tecnica voglia in un tempo decisamente basso. Ho aiutato un calciatore a diventare ambidestro, ho aiutato un portiere che non riusciva a tuffarsi in un lato a tuffarsi velocemente, ho aiutato un altro portiere di calcio a 5 a uscire senza avere la paura della pallonata in faccia, ho aiutato tanti tennisti sul servizio, nuotatori per le virate e tantissime altre esperienze nel golf, nel basket, nella pallavolo, nel tiro a volo, nella pistola, nel tiro con l'arco, veramente in tante situazioni diverse. E anche tu lo puoi utilizzare in ogni cosa che fai. Ricordati, anche nella vita di tutti i giorni, hai già questo potere dentro di te e puoi decidere se utilizzarlo in maniera negativa e quindi rimanere ancorato a quei pensieri che le cose andranno male, oppure puoi porti una domanda: e se andasse bene, come mi sentirei? Cosa farei se andasse bene quell'appuntamento? O quella sfida? Se andasse bene, cosa farei? Come mi comporterei? Come potrei comportarmi affinché vada bene? In che modo mi posso approcciare? Quale fisiologia devo avere? Cosa devo imparare? Cosa devo pensare? Cosa devo dire affinché quella sfida vada come voglio io? Ricordati, è un potere che ci hanno donato alla nascita. Ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!